Porto di Terra è un progetto di comunità avviato da un gruppo di ragazze e ragazzi all'interno del Parco delle Madonie, a pochi chilometri da Polizzi Generosa. Lo scopo del progetto è perseguire e diffondere uno stile di vita sostenibile a contatto con la natura. Lo fa con l'agriturismo, i sentieri guidati a piedi e con gli asinelli, la produzione di ortaggi e frutta naturale coltivata tramite tecniche permaculturali, la produzione di erbe officinali e i trattamenti ayurvedici. Porto di Terra, innanzitutto, è un sogno e una direzione. Nasce con una coppia di amici e una bimba in un posto lontano da qui. Si trasforma, cambia con 8 amici e una bimba splendida che mettono a sistema i loro sogni, le loro competenze a disposizione di un sogno collettivo più grande e che radica in un territorio tendenzialmente selvatico, pieno d'acqua, in Sicilia fa una grande differenza, e radica qui circa 4 anni fa. E Porto di Terra, diciamo, cambia natura, da un piano di sogni, progettazione in permacultura sul gruppo, sulle persone, passa alla presa in cura e in gestione di uno spazio più ampio, selvatico, abbandonato, e poi bianco perfetto per cominciare un po' a entrare all'interno di un territorio, di viverlo, di conoscerlo e di un po' misurarsi con i propri limiti. Abbiamo passato circa un anno a prenderci cura del posto, andando scoprendo gli spazi, facendo i testi, cercando di proteggere gli spazi da allevamento allo stato brado non consentito, conoscendo i vicini, cercando di chiedere aiuto. Gli elementi del gruppo madre continuano a cambiare. Il nome Porto di Terra credo sia proprio appropriato. C'è chi rimane, si prende cura del posto, si sono aperti gli spazi per accogliere in un ambiente seppur selvatico i vari viaggiatori che arrivano. Ognuno a suo modo trova il suo posto. Ed è bello pensare che in una terra così selvatica ognuno riesce a scoprirsi, a prendere una sua postazione, che cambia sempre, figuriamoci. C'è una grande biodiversità umana, confluiscono, continuano a confluire persone con competenze e qualità molto diverse tra loro, ed è per questo che le nostre attività sono varie, per cui abbiamo alcuni di noi che si occupano di progettazione europea e di scambi giovanili, di campi di volontariato, di progetti Erasmus Plus. E stiamo continuando nell'ambito della cooperazione internazionale a portare avanti diversi progetti, anche per cominciare a strutturare sempre di più il volontariato, che è qualcosa che facciamo, in un'occasione di formazione. Con me, che sono arrivata a gennaio, a piedi, sono arrivati anche 3 asini, che poi qui sono diventati 5. È un progetto che stiamo cominciando, è quello di portare le persone alla scoperta della montagna, accompagnati da questi meravigliosi quadrupedi. Elisa, che è uno dei membri fondatori dell'associazione, ha un'associazione che si chiama Nepeta, e fanno da quella che è la trasformazione di erbe medicinali che o coltiviamo qui o raccogliamo in montagna, producono oleoliti, unguenti, tisane. Da sempre produciamo la maggior parte del cibo che consumiamo, ma quest'anno abbiamo avvertito l'esigenza di strutturare ancora di più questo aspetto, e per cui abbiamo ampliato nuove zone produttive e ci stiamo concentrando molto sulla produzione di fresco. Stiamo cercando di integrare i vari elementi del sistema.
Italia che cambia è un riappropriarsi del proprio tempo, riorganizzare l'asset dei valori, delle cose importanti, che risveglia un istinto vitale che va a finire in un senso di protezione e cura dell'ambiente, delle persone. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.